Mio padre, quando venne qui, credeva di poter ricostruire qualcosa, è riuscito a mettere incinta mia madre, che voleva farsi suora. Allora, poi, quando avevo 10 anni, sono del 41, quindi non posso sbagliarmi, Don Guido non è arrivato, è venuto qui nel 52, ma nel 51, una giornata. Un camion carico delle sue mazzerizie, dei suoi libri, e furor di popolo tutti a guardare sto prete che è arrivato qui, eccetera, eccetera, e la sera ha celebrato, che era vigoroso, era un Mastroianni dal punto di vista fisionomico. Se si metteva in clergyman, era un bellissimo uomo, Don Guido, cioè di carnagione chiara come noi, perché era di madre, ahimè, vicentina, severa, ma di padre dal Pago. E Don Guido parlava il nostro dialetto proprio. E allora, quando arrivò Don Guido, la canonica si aperse per noi. Per noi degli anni 40, ecco, soprattutto, perché chi ne ha una memoria veramente nitida sono quelli che, come me, anche dal mio parrucchiere e dall'altro, quando sono andato a tagliarmi i capelli, mi ha parlato di Don Guido. Non c'è mai occasione di incontro se non si parla di Don Guido, perché diventa l'elemento, il leitmotiv delle nostre conversazioni. Cosa ricordo di questa canonica? Ricordo un armonium su cui Don Guido ci ha insegnato, soprattutto ha insegnato a me, a porre le mani, queste mani candide, me le ricordo proprio, belle mani da prete proprio. Mi ricordo la grande devozione alla Madonna che aveva, perché tutte le sere qui si recitava il rosario in chiesa. E mia madre mi portava, anzi un giorno mi addormentai e mi disse di andare a chiedere scusa a Don Guido perché mi ero addormentato, insomma. E Don Guido è stato per noi un interprete efficace della cultura locale. Siamo andati, non mi ricordo la giornata, addirittura dal mattino alla sera in Cansiglio insieme a lui, ci ha fatto conoscere le erbe, andavamo in montagna. Allora si raccoglieva le fragole, e allora lui, che aveva il senso estetico dei profumi, ci faceva portare lì queste fragole e le fiutava. Dopo magnè magnè tu gli altri tosati, ma a me basta sentire il profumo. Aveva anche l'amore per i profumi, Don Guido aveva anche, e poi aveva il piacere delle cose, come San Francesco, che aveva i suoi dolci. La signora Jacopa, prima di morire, aveva quei dolcetti, e Don Guido aveva il gusto dello zibibbo, questo vino dolce che poi col quale celebrava anche la messa. Allora, il primo giorno, quando arriva Don Guido, io ero reduce da 2 anni penosi in un orfanotrofio, perché ho perso mio padre in Russia, io quindi non l'ho conosciuto. Il nome Giovanni Giosuè aveva lasciato mio padre, lui Johannes sit nomen eius, quindi è l'unica cosa, perché quando hanno deciso il mio nome, poi mio padre l'hanno spedito in questi giorni di agosto, forse il 15 di agosto, penso, spedito in Russia nel 42, ecco perché Rigon Estern, e quando lo vidi mi disse: dov'è Rotopare? E gliel'ho detto, e Rigoni disse: ah, come dire, la Giulia, non c'era niente da fare. Quindi qui per me è un mondo di ricordi, di povertà, di miseria, perché qui non avevamo vacche, perché sono andato via. Perché mia madre ha fatto 4 anni di lavoro in Svizzera, poi si è messa a fare la maliaia per 2 anni, e poi non c'era per 2 anni, per 4 anni. E poi è andata a servire giù in Liguria e io ho continuato gli studi in seminario fino alla teologia, e poi ho visto le frontiere sbarrate e vi dico che il rimpianto di non essere prete in un certo modo ce l'ho, ma in quella chiesa lì non c'era spazio per i preti
Beh, Don Guido non aveva spazio. Io mi ricordo con Bucin si passeggiava, c'era un conflitto. Allora Bucin, mi ricordo che stavo a sentire, sì, io ho fiducia in lei, Don Guido, perché lui, Don Guido, era una persona sincera, non aveva peli sulla lingua, era di un'estroversione, era la verità fatta uomo. Non era Bond e Taser, era un po' come Ungaretti che parlava contro Mussolini a voce alta, pensava contro Mussolini a voce alta nel treno e poi te l'ha mandato a fare insegnare lettere a Sao Paulo, Brasil. Quindi voglio dire, Don Guido era così, inviso da un certo punto di vista alle autorità ecclesiastiche, non era un uomo di autorità. Non era uno che si serviva del suo potere. Io ricordo che a mia madre ha fatto scivolare, e mia madre non sapeva quanto potesse o non potesse, lei non lo sapeva, ma io capivo. Mi ricordo che un biglietto da 10.000 lire gliela messe nelle mani di mia madre, voglio dire, o da 1.000, adesso io non so il valore, però era un biglietto rosso, ecco, carte rosse come diceva una volta, no? Comunque il primo giorno che vado da Don Guido, finalmente la canonica si è aperta, perché con Don Tita la canonica era serata, sempre chiusa, inaccessibile a noi. E c'era una mia cugina che era una donna perpetua, andava a fare la perpetua, l'ottodona di chiesa, prima cugina di mio padre. Nino, vado al prete a domandargli dei libri. Allora vado lì e poi parliamo, gli parlo, perché ero appena venuto dal collegio, dell'atto di dolore nuovo, mio Dio mi pento e mi dolgo, che adesso, ma allora, mio Dio mi pento, li odio, li detesto, quella era la vecchia versione. Allora, commentare, interessare, e avevo là il catechismo della Diocesi di Concordia, là. E dopo chiedo i libri, e mi dai i libri, poi chiedo il prestito. Allora mi dice la perpetua, se tu andat, Nino, dal prete? Sì, sì, sono andato. E te lo domanda che? E io non so, diese schei, diese lire, diese franche. E te lo domanda così tanto. Don Guido, come mai? E mi credeva che fosse un villeggiante, disse, no, non sapevo che era, no, disse, era un orfano, disse. E da quel momento Don Guido mi ha conosciuto, poi mi ha anche avviato al seminario. Io mi sono partito da qui con Don Guido, no? Poi sono andato via, e però certi principi mi sono rimasti, perché credo che Don Guido ci abbia proprio dato questo concetto proprio dell'incarnazione, questa visione del Cristo incarnato tra noi. Che non è poco, perché non era una visione religiosa sovrumana, iperuranica, eccetera, era un Cristo vissuto in carne e ossa tra di noi. Questo credo che me l'abbia proprio dato lui, perché questo senso anche della sofferenza e dell'accettazione, ecco, dell'umanità, perché Don Guido non era uno che si desse delle ali. Ma era un uomo, e non era un prete clericale, non era un clericale, era un uomo che faceva, e che era sacerdote, certo, ma era un uomo, ed era proprio per questo era il ministro di Cristo. Era poi un culto particolare alla Madonna, certo. Don Guido aveva forse certe sue, vedeva le crociate in maniera positiva, eccetera, poteva avere certi pregiudizi storici, a me li ha inculcati questi, eccetera. Poi io oggi io sono stato anche un cattolico comunista, quindi cosa vuole? Tutti siamo passati attraverso quelle temperie, però con le premesse che mi ha dato lui, certamente io non sono mai stato un adulatore, non mi ha insegnato ad adulare,
No, mi ha insegnato a essere libero, Don Guido. Mi ha dato quella libertà che mi era anche consona, ma anche quella capacità di disobbedire onestamente, la disobbedienza corretta, ecco, non l'obbedienza a servire. Mi ha insegnato a non essere, e lui non era servo, proprio era un uomo libero. Aveva questa era, aveva l'onestà intellettuale, ecco, quello che non è, cioè, non era un curiale, ecco, non, probabilmente aveva un certo rispetto per Luciani, indubbiamente, perché l'ho visto colloquiare con Luciani e mi disse: ti presento il nostro vicario generale. Ecco lì, in quella volta eravamo sulla piazza di Belluno, davanti alla cattedrale con Luciani, Don Guido ha avuto, perché lui era capace anche di ironia e di sarcasmo a volte di fronte, perché aveva questo, nei confronti di Luciani era l'uomo che accettava seriamente la figura che gli stava di fronte. Don Guido aveva una forza fisica, era un uomo di un vigore fisico non indifferente proprio. Ma come avrebbe potuto sopravvivere in tempi di carestia? Lui mi ha detto che a casa mangiava i topi, li uccideva col flober. I topi. In tempo di guerra non poteva sopravvivere, uccideva anche i topi, se li rosolava, li mangiava, li cucinava. Guarda che ho mangiato i sorti, voi non lo sapevate questo. Aveva un flober, col quale ci divane dei pallini, sì, quei pallini di piombo. Sì. E lui uccideva i topi a casse, lì il paese è quasi, è come andare in Libia o in Siria, perché hanno tentato di fargli la pelle, Ha vissuto proprio in trincea Don Guido e non compreso, da quanto io ho capito, dalle autorità ecclesiastiche che lo hanno sempre osteggiato, ostacolato e marginalizzato. Ma lui aveva la capacità di essere autonomo e una grande fede. Purtroppo questo colloquio e c'è stato preso perché avevo 14 anni quando sono andato via nel 55. Però io mi sono salvato da un punto di vista, perché se avessi continuato a Feltre morivo, perché un mio compagno, un certo Giovanni Pancini, qui del ginnasio, quando facevo la seconda media, io è morto dalla denutrizione a Feltre, queste minestre che sapevano di tabacco bollito, eccetera, ma ci vuole del coraggio proprio. Mi ricordo che eravamo andati a Puos, al congresso dei chierichetti zonale, eccetera, e allora c'era qualcuno che doveva leggere il Vangelo, no? Allora uno disse: olmè, e Don Guido disse: anche a me che no un. Allora esaminerò gli altri, purtroppo di fronte a me non c'era niente da fare, perché leggevo meglio degli altri. Certo, io avevo questa disposizione linguistica, ma il rapporto tra me e Don Guido è un po' quello di Ludovico Antonio Muratori, il suo maestro, nel senso che mi ha tolto dalla marginalità e mi ha inserito nella cultura. Mi diceva: Tildis, non far che caso a sti qua, chi ha la forza gli è più forte di te, chi ti ha il cervello, te ha le doti intellettuali, mi ricordo, e mi ha rassicurato. Poi era uno che naturalmente insegnava a un giovane come me ad accettare anche il corpo, cioè quando si è ragazzi, adolescenti, si hanno delle reazioni fisiologiche, uno, e lì con dei maestri del genere non è che ci si cavi granché. Con Don Guido
Don Guido mi dava la possibilità di capire cos'è il corpo e accettazione del proprio corpo. Non è una cosa da niente, sa? Perché quando, no, mi dava delle indicazioni, dovevo accettare queste mie reazioni corporee senza grandi problemi moralistici o scrupoli, eccetera. Aveva una capacità fabulatoria non indifferente, sapeva inventare, trattenere noi chiusi in una casera di montagna, e ci raccontava delle storie che inventava d'amblè, e noi tutti là attorno a lui accucciati, mentre fuori magari c'era la pioggia temporale, perché ci portava sui montagni, andavamo su, facevamo le escursioni. Cioè, è stato un prete, a mio avviso incompreso nel senso generale. Per me è stato l'interprete della realtà, di una realtà, ma anche della realtà esterna, perché ci faceva, Don Guido ci faceva leggere il giornalino, ci apriva alla lettura e anche alle discussioni più ampie e anche alla visione storica, ci faceva leggere il giornalino i romani che arrivavano, cioè io dico la verità, un'apertura come la... Poi era certo un democristiano, lui era, leggeva la discussione, quindi diceva ai compaesani e adesso avon l'onorevole Moro vedare cosa che fa Moro. Ahimè, 78 è arrivato e ce l'ha falciato. Però Don Guido aveva questa visione molto, diciamo, attento alla politica. Ci siamo anche scritti negli anni, poi dopo l'ho perso, volevo andarla a trovare, ma io poi non guido, quindi... E poi avevo chiesto a qualcuno, poi ho saputo che è morto, ma io vi dico, lo prego anche come prego tutti i miei morti. Quando l'ho visto l'ultima volta? L'ho visto qui a Chiesa, perché poi è andato via, no? Ricordo quando è stato, ho avuto un'operazione medica non indifferente, e lì la carne del prete è sacrale, quindi è venuta la madre a curarlo. Con la madre c'era un... Non sapevo che avesse avuto un'operazione. Sì, un'operazione, sì, sì. Ma di che tipo? Ma non so. Un'operazione. Alla spalla? Sì, forse sì. Quando lui era scivolato? Non so, una volta siamo andati giù dalla, a farla lì al congresso dei Chierichetti, ha detto alla madre di prepararci dei panini con la carne tritata e il burro, una cosa per noi, e poi con le focacce, le fuate, cioè sono i piccoli, le veneziane, ecco che sono questi dolci veneziani, e aveva le... ci offriva i wafer, ci regalava, sì, era un offrire, era un dare continuo a Don Guido. Don Guido non è stato per nulla un prete affarista, è stato un prete altruista, ha dato. Poi chi ha saputo cogliere, ha colto. Per me, indubbiamente, che detesto certe figure di maestre che ho avuto, è stato il maestro, ecco, da un certo punto di vista. Don Guido detestava, a proposito della croce, certe abitudini che avevano qui, che erano piuttosto per lui superstiziose, questi riti medievali, un po' che c'erano. Sì, famoso qua per sì, la perché passione idea, figurata. Idea fora con la lanterna, non aveva questa... Lui era molto ancorato alla visione teologica, ecco proprio. Poi era un oratore, guardi. Non so se la gente capiva, perché aveva un senso della lingua non indifferente. Era un oratore. Sprecato per questi posti qui. Era un intellettuale. Sprecato per qui. Mi leggeva molto. Eh? Leggeva molto. Leggeva molto. Era un uomo di intelletto, un uomo di valori,
ma non considerava il denaro. Aveva anche tanto senso dello humor, vero? Beh, non solo dello humor, ma anche del sarcasmo. Riusciva a prendere per i fondelli mezzo mondo, ecco. A giocare anche sui nomi. Quando voleva giocare, perché io qui sono Nino Gambei, allora mi faceva Galica le gambe, i gai. E qui aveva la voce che era potente. Aveva una voce potente. Bella miglia di voce. Aveva una voce baritonale che arrivava fino al fa diesis, basso. Come si suol dire, un uomo impiegato non al posto giusto. Un gigante messo tra i nani. In una sinfonia assordante. Perché cosa vuole che capiscano qui? Io sono stato anche in altri seminari. Tra loro dicono homo homini lupus, sacerdo, sacerdoti, lupissimus. L'uomo, questo è Hobbes che dice, l'uomo è lupo nei confronti dell'altro uomo. E loro dicono, aggiungono, che il sacerdote è arcilupo nei confronti dell'altro prete. Don Guido era cristiano, cattolico, romano, perché era per il culto della Madonna, quindi non era protestante, era teologicamente molto fermo, legato ai dettami di Santa Romana Chiesa, ma non era legato a quella costituzione materiale che la Chiesa si è creata, che non è quella invece sostanziale di Cristo. Appunto, lo ammiravo perché era un esempio, ecco. Ammiravo la sua forza, il suo vigore, la sua capacità dialettica e mi sarebbe piaciuto che naturalmente fosse riconosciuto anche dalle autorità, cosa che non ho mai visto perché non... Però Don Guido ci ha mostrato a nudo la sua umanità, che è vero cristianesimo. Si ricorda qualche santa messa celebrata da Don Guido? Qualcosa che l'ha colpita? Come sì, perché... le santa messa a volte magari ci distraeva perché facevamo stai zitti tosati! Stai zitti tosati! Perché ci facevamo i dispetti, poi c'era Beniamino che aveva le orecchie, Dumbo, aereo, aeroplano. Allora, certo che non era facile tenere una masnada di chierichetti di questo genere, perché Don Guido era uno di noi. C'era confidenza, era il sacerdote, ma era anche un uguale. È difficile da spiegare questo. No, anche difficile da fare, perché si intuisce, cioè riuscire a stabilire un contatto, una comunicazione. Era uno di noi. C'era un concetto di omologazione, di identità. E guardi, questo è anche, diciamo, il fatto che Don Guido ci avesse trasmesso proprio questo senso di appartenenza culturale, perché se la cultura, lei che è insegnante, diventa sovrastruttura, è finita. Se la cultura è vita, è vissuto, è Lebenswelt, ecco, Don Guido aveva il culto del tedesco, per esempio, e me l'ha trasmesso. Io quando ero in seminario, per esempio, non andavo mai a confessarmi dal padre spirituale, perché era quello che era imposto. E questa libertà che mi ha dato Don Guido, la libertas spirituale, che è il respiro dell'anima, cercare la libertà e non cercare le convenzioni, le strutture e l'apertura. Don Guido era uno con cui si poteva parlare. Don Guido era uno che svelava se stesso e non c'era segreti, non aveva retropensieri, guarda che non è mica niente, cioè era un adulto senza le riserve mentali dell'adulto. Vi parlava mai delle sue esperienze mistiche, delle visioni?
No, con me non parlava di questo, parlava, con me parlava invece del suo passato, delle vessazioni subite dalla madre, sì. Oh, la Sciurancilla mi ha detto che era una terribile. Mi parlava, sì, sì, e della differenza che teneva, però con Guido per esempio è stato, perché mio fratello lavorava con l'onorevole Dazzi e con i consolati, eccetera. Don Guido è stato un grande arruolatore delle forze di emigrazione qui. Lui aveva stabilito in parrocchia una specie di ufficio, d'accordo col fratello che era un burocrate. Don Guido non era un burocrate, ma Don Guido si prestava a dare, come dicono i francesi, ad embaucher, dare il lavoro di emigrazione agli italiani. Poi era amico di Dazzi, dell'onorevole Dazzi, era amico fraterno, quindi non l'ho mai visto preoccupato dell'oggi, del domani. Ci dava di questi dolcetti. Era un uomo che poteva anche vivere la giornata, ma non lo so, ecco, era coi piedi per terra e con la testa naturalmente verso il cielo, ma aveva i piedi per terra. Ma qualche aneddoto che le ha raccontato del suo passato? E per esempio che sua madre lo metteva a dormire in un posto poco agevole. Sì, l'ha detto anche a me, in una culla dove non poteva allungare le gambe. Ha dormito per anni con le gambe rannicchiate perché aveva le sponde e sua madre l'ha costretto, ma c'era sadismo da parte della madre. Era sadica, sì, sì, perché lo trattava proprio... Di quattro figli, lui ne portava le spese, lui faceva i lavori pesanti, portava la legna, andava a prendere il latte, e gli altri avevano più scuse, non erano malaticci, erano forti, lui era forte, era... Lui era vigoroso, era... È stata la se fortuna... l'avesse messo a braccio di ferro vinceva lui. La fortuna di Don Guido, che nella prima guerra mondiale, l'hanno mandato a Tambre dal nonno, perché potesse riprendersi. Era bambino, ma è stato lì 3 anni a lavorare in stalla, a far fieno, e era la sua salute perché era forte, ma la madre l'avrebbe volentieri allontanato. Non si capisce questo... No, che poi c'era anche un'intesa, perché io mi ricordo in certi momenti quando li ho visti tutti e due, parlavano tra di loro anche in un linguaggio criptato, proprio, non so, parlavano e non si capiva. C'era una specie di idioletto tra madre e figlio. Lì è molto difficile entrare in questo rapporto. Sì, questo rapporto. Lui ci ha sempre sofferto perché lui aveva una devozione per sua mamma. Sì, da sempre. Ma molto distaccata. Sì, da sempre venerata, ecco, sì. Credo sì. Che le desse del voi. Senz'altro, sì, sì. Sì, io l'ho visto nei confronti della madre nella mia vita, nella mia fanciullezza 4-5 volte. Era anche un bel rapporto, voglio dire. Perché lei era come, non so, lui gli diceva fai questo per loro e noi abbiamo avuto, mi ricordo, questo intrattenimento a fare nella sua casa, lì dove abbiamo mangiato, abbiamo avuto anche il dolcetto, eccetera, eccetera. E perché volevano farlo fuori a Casso? Perché era scomodo? E beh, lui è uno che non aveva peli sulla lingua. Da fastidio. Probabilmente aveva anche accusato, perché aveva anche un po' il fiuto da investigatore di conoscere anche certi, sono zone anche un po', erano zone anche criminali, quindi un po' di mafia locale c'era. Lui, il suo difetto era che pensava ad altra voce, ecco, quindi non pensava... Non era un opportunista, era un libero, ecco.
Quindi lassù ha avuto dei momenti, diciamo, di pericolo personale. Qui no, però qui la gente era abbastanza rudis et inculta. Nel 51 Don Guido d'estate, mi ricordo ancora quando è arrivato, ieri sera abbiamo, c'è stata, mia mamma dice, però un belon, Era da giovane, 44 anni. Sul fiore della e poi aveva lo smancio, eccetera. E mi ricordo è arrivato proprio questo camion traballante, come poteva essere un camion del dottore. Era il 51, che quel giorno eravamo tutti ammassati lì. E poi siamo entrati, perché io nel 51 ero uscito poi ho fatto la quarta, la quinta elementare, e dopo lo vedo e mi manda a Feltre, dove sono stato 2 anni, quindi mi ricordo che è venuto anche a Feltre a parlare con i miei, perché io ero timido, non lo so, poi non... Qui andavo, in collegio ero il primo della classe, qui andavo discretamente anche se facevano delle preferenze. Sono arrivato in terza media giù a Bobbio, dove mi sono risolvato, sono diventato subito il primo della classe, mi domandavano se ero ripetente, nel senso che avendo cambiato ambiente, perché qui era un ambiente orrendo, guardi, mamma mia, avevo quel De Rosa come compagno, quello di San Vittore lì, della Rosa, come si chiamano, il rettore come compagno, e quelli erano le persone più inserite, perché c'era l'elite, la casta, io venivo giù dai monti, quindi non... Ma devo tutto questo a chi mi ha iniettato queste cose, non le maestre, il maestro. Gli ha dato anche qualche lezione di latino? No, io non ne avevo bisogno di latino. Lui lei ha cominciato? Ma io avevo latino dentro, Don Guido ci faceva leggere l'ufficio dei morti, roba del genere, in latino. Ma ci ha fatto delle lezioni di gregoriano, ci insegnava il gregoriano, ci faceva esercitare, ma lui aveva, io avevo una grande facilità a leggere il latino. Certo, Don Guido era l'altra lingua, probabilmente la lingua latina me l'ha trasmessa lui attraverso l'oralità che c'era tra di noi, questo interscambio, ma non c'era mediazione. Quando sono andato a insegnare più di là ai ragazzi della montagna Ligure, sono diventato interprete della loro realtà attraverso, ma è Don Guido che mi ha insegnato questo, come dovevo rapportarmi con l'ambiente contadino che stava intorno, eccetera eccetera. Non è che lui poi si ergesse a fare lezione, era un trasmettere diretto, guardi, senza mediazioni. Pensavo a quello che diceva del rapporto con Papa Luciani, di un rispetto reciproco. Sì, me lo ricordo. Dunque, loro hanno avuto, hanno avuto insieme la predizione del loro futuro da padre Matteo Crowley, sì. E il quale aveva predetto a Don Guido che d'anziano avrebbe avuto delle rivelazioni sui passi oscuri della Genesi, e a Luciani che sarebbe arrivato ai più alti gradi della scala ecclesiastica. E siccome Papa Luciani ha fatto, diciamo, carriera, ha visto che quella predizione era giusta, e quando Don Guido gli ha detto che il Signore le aveva parlato e gli aveva fatto vedere l'origine dell'universo, l'origine dell'uomo, Papa Luciani non ha avuto paura di credergli, gli ha solo detto però queste cose vanno prima esaminate dalla Chiesa. Ma c'era un rispetto reciproco. Sì, ma io mi ricordo, infatti, proprio li ho visti tutti e due. Una cosa che mi è rimasta impressa proprio nella mia, diciamo, un atteggiamento di umiltà reciproca.
messa, che bello. Quindi Papa Luciani nei confronti di Don Guido capiva la grandezza. Sì, è stato Don Guido anni fa, ti presento il nostro, dunque presento, io ero un boccia lì, seminarista, e ti presento il nostro vicario generale, ma non c'è stato atteggiamento di superiorità, niente, era inter pares, questo condividere con noi, perché si andava per esempio a Palughetto, dalla Sereghetta, a dire la messa, e poi insieme si mangiava il latte con l'orzo dentro e col pane, ma era un condividere con lui queste offerte, cioè la povertà che condivideva quel cibo, quel saper stare insieme ai poveri. Vai, chi pone mano all'aratro poi si volta indietro, non è fatto per il regno dei cieli. Come ricominciare tutto ogni giorno, come cominciassimo per la prima volta. Non stancarci mai, non credere di aver accatastato un grande tesoro del quale vivere poi di rendita. Davanti al Signore nel cristianesimo non c'è vita di rendita, c'è giorno per giorno da portare la propria croce, offrendola al Signore con generosità, con semplicità, con umiltà. Questo dunque è il guadagno.